Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il Circo Venezia, signori miei, verso il Road to Triplete. Le cose sono sempre le stesse, non è cambiato niente. La Juventus l'altra volta ha vinto e manteniamo sempre 2 punti di distacco dalla Juve, signori miei, come si vede in classifica. Juventus 62, Venezia 60, Inter 54. Siamo a 6 punti di vantaggio sull'Inter che è terza, pari di partite. Noi la prossima partita che ci aspetta è contro la Roma, ma prima di partire col video io vi ringrazio in anticipo per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e che darete a questa serie. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate su Instagram e su Facebook come Maullo941. Comunque link in descrizione. E se volete supportare il canale potete fare delle piccole donazioni, che trovate anche lì, anche in descrizione il link per effettuare le donazioni. Detto questo ragazzi, ripartiamo con il video. Ok ragazzuoli, siamo alla partita contro la Roma. Questo è già un impegno un po' più particolare. Mandiamo in campo i nostri titolarissimi, raga, che tra l'altro si sono anche riposati abbastanza, penso, in queste giornate. Tra Verona e Frosinone hanno giocato i panchinari, che hanno giocato abbastanza bene, signori miei. Non hanno fatto assolutamente rimpiangere i titolari. Però Orsolini di qua e Lollo di là. Sulla destra mettiamo Birillo, Brindelli. La difesa centrale torna la titolare, ovvero Piera e il Collins. Sulla sinistra torna Pellegrini. Il portiere rimane Plizzari. Detto questo ragazzuoli, ci vediamo in campo. Ok signori miei, siamo in campo. Siamo allo Stadio Olimpico, Roma-Venezia. Porca miseria, partita molto importante. Allora, so perfettamente raga che in teoria la Roma gioca in casa, quindi deve avere la maglia quella rossa, quella, la sua maglia di casa. Ma noi dobbiamo per forza giocare con la maglia verde, arancione e nera, perché è la nostra portafortuna, signori miei. Quindi noi giocheremo sempre con la nostra maglietta principale. Le altre squadre si adeguano, anche perché noi siamo il Venezia, raga. Non è che siamo i qua del momento. Ok, concentriamoci sulla partita, raga. Concentriamoci sulla partita, che sono 3 punti fondamentali che dobbiamo portarci a casa, perché dobbiamo mantenere la rincorsa sulla Juventus. Allora, il Venezia riparte. Buono momento di Mbappé. Mbappé la apre perfettamente per Messi sulla sinistra, che se ne va. Scusatemi, Neymar entra in aria. Neymar non ci pensa troppo. Il tiro! E subito il simulatore, signori miei, la sblocca lui dopo 5 minuti. Venezia 1, Roma 0. Un contropiede abbiamo fatto, raga. Un contropiede a Roma completamente sbilanciata. Abbiamo un attimino rischiato perché stava tornando l'intervento in scivolata di non so chi, comunque del difensore della Roma. Mbappé, Messi era completamente libero in aria, ma il nostro simulatore egoisticamente l'ha tirata di sinistro. Una pigna paurosa, Venezia 1, Roma 0, all'Olimpico. Sblocca lui, il simulatore, che trova il sesto o settimo gol, non ho letto bene. In campionato, bella così, Venezia 1, Roma 0. La Roma, partita in salita per la Roma, signori miei, partita in discesa adesso per il Venezia, che però non deve abbassare l'attenzione, la soglia di guardia, perché stiamo parlando sempre della Roma. Io non so in che posizione di campionato sia la Roma, però attenzione, il Venezia recupera subito palla. Mbappé si libera, Mbappé trova un buco in centro dell'area, Mbappé al limite dell'area, completamente sbagliato, completamente una ciofecata terribile, bravoroso. Infatti Mbappé si sta a chiedere: ma che ho fatto, mamma mia, ma potevano sfruttare meglio. Il portiere della Roma è Sommer. Chi è Sommer? Qualcuno conosce Sommer, il portiere della Roma? Mai sentitemi dire Santon. La Roma gioca ancora con Santon. È ancora vivo Santon. Gioca ancora a calcio Santon, raga. Non lo sentivo da parecchio tempo Santon. Un giovane che si è perso in una maniera paurosa. Si pensavano tante belle cose su di lui, e poi praticamente negli anni si è perso pesantemente. Intanto il Venezia riparte col mento d'oro. Mento d'oro che vede Bamboccione, Mbappé. È il mapa per Neymar Junior. Neymar Junior per Pellegrini. Pellegrini la gira perfettamente. Mannaggia, la devi giocarla su Neymar, no su Mbappé. Va bene, va bene. Comunque, entrambe le squadre stanno facendo un buon gioco. Molto palla a centrocampo, molti tiki-taki, molti passaggi veloci nel tentativo di trovare un buco. Adesso la Roma se ne va sulla sua fascia di sinistra con Spinazzola. Spinazzola però, niente, sbaglia il passaggio e Birillo recupera la palla. La palla che arriva a Lollo. Lollo per Orsolini. Orsolini cerca il momento di Neymar, che però si fa anticipare al centrocampo. La Roma allora riparte. Palla che è recuperata però da ancora da Mentodoro. Orsolini che la gira per Collins, che stava rischiando di sbagliare. Messi vede sulla fascia Pellegrini. Pellegrini l'ex, se non sbaglio, Pellegrini ex. Palla che arriva a Neymar, ma c'è fuori gioco al 20esimo. Neymar si offende, si arrabbia, ma sì, l'avevo visto anche da qua che era fuori gioco. Però ho detto, se non fischiano non dico niente. La Roma riparte sulla sua fascia di destra con Marzouki.
Marzui, non so chi sia Marzui, va in copertura subito Neymar Junior, Neymar Junior, Neymar Junior, il simulatore recupera la palla, buona prestazione difensiva anche di Neymar, la palla arriva a Pellegrini, Pellegrini al centrocampo per Mbappé, Mbappé vede il movimento di Messi ma si fa anticipare a Messi, cerca di recuperare la palla ma niente da fare, non ha più lo scatto di una volta Messi, ha sempre le pigne su quel piede maglia, brutto fallo di Messi. Frustrazione da parte di Messi, frustrazione da parte di Messi, ancora la Roma arriva al cross, palla messa fuori una prima volta, una seconda volta la palla arriva al nostro Riquelme, il numero 7 RR del Venezia, che la gira per Messi, che la gira per Mbappé, che la rigira per Messi, ma la palla non arriva a Messi. Ancora palla sul cerchio di centrocampo, serie di passaggi veloci, raga, per cercare buchi per poter entrare, per poter perforare le difese avversarie. Ancora sulla fascia di sinistra la Roma con Ikoné. Ikoné cerca il movimento Ikoné, cerca il movimento Ikoné, cerca di andare sulla fascia, trova il cross. Lasciato da solo la Roma pareggia. Attenzione, pareggio della Roma. Chi ha segnato? Pareggio della Roma con Martinez, numero 13 della Roma, Roma 1, Venezia 1. Porca miseria, bello, bello gol, errore grave e errore difensivo. Collins si è andato a prendere Lumache praticamente, pascolava per le fatti suoi. Plizzari giustamente non può fare miracoli, signori miei. Comunque, al 30esimo, Roma 1, Venezia 1. Tutto da rifare per il Venezia. Gara ristabilita per la Roma, gara ristabilita per la Roma. Attenzione, attenzione ancora, la Roma non molla. La Roma non golla, Messi intanto è stato ammonito. Messi intanto è stato ammonito, Messi comprende, abbandona la marcatura. Il giocatore se ne va sulla fascia, palla che torna al centrocampo. Palla che torna al centro dell'area, scusatemi, no, al centrocampo e Martinez sfiora nuovamente il gol. Non è calcio d'angolo, quindi l'ha colpita Martinez che stava per trovare il 2-1, signori miei. A momenti la Roma riusciva a ribaltarla in pochissimi minuti. Attenzione a Neymar. Neymar, 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 sbaglia il movimento, ha perso 2 secondi di troppo Neymar, ha perso 2 secondi di troppo, palla messa fuori da Orsolini. Venezia aveva più sicurezza quando prima c'era più sicurezza da parte del Venezia, adesso la Roma sta prendendo molto campo, moltissimo campo, attenzione ancora Martinez, palla messa fuori, Venezia cerca e trova Messi. Messi per Mbappé, Mbappé, cerca un compagno, vede Messi che gliela restituisce in profondità. È il mapa, e il mapa la butta fuori, ma porca di una paletta, Umbriaca al 38esimo, anche Comodino disperato. Ha centrato il portiere con la porta libera praticamente. Comunque calcio d'angolo, la palla arriva a Birindelli, Birillo, Birindelli, Birillo, Birindelli, vede il momento di mento d'Orsolini. Mamma mia, che intervento pulito sulla palla. E la Roma recupera palla e riesce a ripartire. No, la butta completamente fuori il portiere della Roma. Vediamo se riusciranno a tenerla in campo. Riescono a tenerla in campo. No, è fuori. Mamma mia, cioè Santon aveva fatto uno stop che non. Da fuori classe praticamente. Riquelme, Riquelme, Riquelme per la palla comunque arriva a Messi. Ci siamo persi un passaggio. Mbappé, 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 gli lasciano la possibilità di entrare in aria. E questa volta Mbappé non sbaglia. El Mapa 2-1 del Venezia sulla Roma. Si riporta in vantaggio il Venezia e gli hanno lasciato un buco difensivo pauroso. E Mbappé non ne sbaglia 2 su 2. Mbappé, 2 su 2, non le sbaglia. 2-1 del Venezia. Venezia che torna avanti. Venezia che torna avanti. E il Mapa trova l'undicesimo gol in Serie A. Non so come siamo messi a classifica marcatori, raga. Anche perché da noi segnano un po' tutti. Non c'è un giocatore predominante che le segna solo lui. Segnano un po' tutti. Quindi in classifica non so come siamo messi. Classifica marcatori. Comunque, 3 minuti di recupero, siamo al 45esimo, ormai superato. 3 minuti di recupero. Il Venezia deve tenere per questi minuti e far finire il primo tempo in vantaggio, che psicologicamente è un gran vantaggio, signori. Chiudere il primo tempo con un gol sopra rispetto all'1-1 è tantissima roba. 3 minuti precisi di recupero e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. 2-1 per il Venezia. Per il Venezia, la curva veneziana qui all'Olimpico festeggia e ne ha ben doti, signori miei, ne ha ben doveri, perché dico, sta vincendo il suo Venezia, sta vincendo contro una forte Roma che ha avuto la forza comunque di pareggiarla e di continuare a spingere per cercare il gol del vantaggio. Il Venezia però, diciamo che ha un arsenale pauroso là davanti. Attenzione ancora a Mbappé. Mbappé per RR Riquelme. RR Riquelme. Riquelme, Riquelme, Riquelme. Palla respinta Messi. Messi, 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 Messi al limite. No! Il Venezia subito all'inizio del secondo tempo vuol trovare il gol di chiusura della partita. Però attenzione perché la Roma riparte sulla sua fascia di sinistra con Spinazzola. Birindelli lo va a chiudere. Spinazzola, Spinazzola lo supera. Birindelli non molla però. Attenzione, c'è il cross. Palla al centro. Attenzione a Martinez.
Bicicletta volante di non so chi, ma Plizzari la stoppa la fa sua. Palla data sulla fascia, no, passaggio sbagliato. Però la palla arriva a Birindelli. Birindelli che cerca Richelme. Richelme che perde il pallone. Birindelli, no, Birindelli, attenzione, buco completamente difensivo. Buco completamente difensivo del Venezia. Plizzari la salva al 53esimo. L'ho detto, la Roma non molla, la Roma, una forte Roma, una bella Roma, una bella partita. Azioni da un lato e dall'altro, attenzione, stacco di testa, attenzione, limite. No, Plizzari la salva, tiro al limite dell'area di rigore da parte della Roma. Salvataggio di Plizzari che vede partire la palla e riesce a stopparla. Attenzione, Venezia la riparte. Lollo Caffè, l'uomo simbolo di questa squadra che vuole alzare tutti e tre i trofei quest'anno. Tutti e tre i trofei li vuole alzare. Attenzione, Mbappé, vede Ricky Riquelme. Vede Ricky Riquelme che poi vede l'inserimento di Messi. Messi, mannaggia. Ha perso 2 secondi nel tentativo di stoppare meglio la palla, è stato recuperato e la Roma riesce a ripartire nel cerchio di centrocampo. Attenzione, la Roma in avanti, la Roma in avanti, la Roma in avanti, ancora a centrocampo. Serie di passaggi, batti, ribatti, batti, ribatti. La Roma si proietta tutto in avanti. Attenzione, grande in profondità. Plizzari si fa bucare. Che cazzo di gol abbiamo preso? Ancora Martinez, 2-2 tra Roma e Venezia. Ma che cazzo di gol abbiamo preso, raga, dai. Mamma che buco difensivo pauroso, ma che gol ha trovato? Dai, ma non si possono trovare sti gol. Cambiamo, raga, Messi è completamente cotto, Messi non mi dà nessuna sicurezza. Fuori Messi, dentro Isak, raga. Preferisco Isak, che come gioca lui mi fa salire la squadra e può essere un buon compagno per Mbappé. Fuori Messi, che ha avuto sui piedi l'occasione del 2, del 3-1 e se l'è lasciata scappare per un controllo di troppo. Ora il Venezia riparte, ora il Venezia riparte. Gara nuovamente da riscrivere per il Venezia e invece ristabilizzata da parte della Roma fuori gioco di Riquelme. Mannaggia! L'avevo visto che era troppo avanti. Dico, guarda Isak, non guardare a Riquelme. Fuori Koné per la Roma. Non so però chi sia entrato. Ancora. La Roma che riparte sulla sua fascia di sinistra. Riquelme se ne va a prendere funghi. Dove cavolo se n'è andato Riquelme? Corri, Ricky! Devi stare dietro, attenzione, Pellegrini, Pellegrini cerca di ripiegare, Pellegrini doveva stare sull'altra fascia, attenzione, la Roma Plizzari, la salva lui, subito palla aperta verso Neymar Junior, Neymar Junior, Neymar Junior, vede Mbappé, Mbappé, vede il movimento di Isak, attenzione a Isak, la può chiudere, Isak, no, no, gliel'ha tirata addosso al portiere, al 67esimo. Grande azione del Venezia, ora Neymar Junior recupera la palla, ma niente, no, no, l'aveva recuperata per un attimo, ma c'è stato il ritorno violento di Wardell Prowse, che non so chi sia, che ha recuperato subito la palla, attenzione, sulla fascia di destra della Roma, palla ancora, rimessa dietro, su quella fascia, la Roma cerca ancora di risalire, non ci posso credere, raga, stavamo vincendo, porca miseria, ancora Plizzari la salva, salvataggio al limite di Plizzari, palla che a momenti usciva fuori, stavamo regalando un calcio d'angolo quando non c'era praticamente. Orsolini, mento d'oro Orsolini, palla girata lì per Lollo, l'arbitro lascia il vantaggio, non fischia, palla che arriva non so chi, Isak, niente. La Roma adesso sta spingendo tanto e forte. Va pressa su ogni pallone, pressa su ogni pallone e riesce a ripartire bene su ogni azione. Martinez cerca la fascia, grande recupero di Piera che vede Riquelme, Riquelme che vede Isak che vede Mbappé, grande momento di Mbappé che si crea lo spazio, Mbappé se ne va, è il mapa, se l'allunga troppo, perché cazzarola, perché? E il mapa se l'è allungata troppo. La grande, grandissima palla, grande occasione. Ora Ricky Riquelme per Isak che vede Orsolini mento d'oro. Orsolini l'apre per Neymar Junior. Neymar Junior che vede Mbappé che si gira. E il mapa entra di nuovo in area. La vuole chiudere lui. E il mapa Mbappé, doppietta personale 3-2 del Venezia all'80esimo. Ha funzionato questa volta l'asse Riquelme Mbappé. Si è fatto perdonare dell'errore di prima, lasciato da solo portiere davanti. Il portiere questa volta non ha sbagliato. Destro piazzato per pochi centimetri, non è arrivato a prendere la Summer. Il portiere della Roma, il Venezia si riporta sul 3-2. Porca miseria, che partita, signori! Bellissima partita. Roma-Venezia allo Stadio Olimpico 3-2. Venezia 3 volte in vantaggio, è stato recuperato finora 2 volte. Vediamo se ci sarà il terzo recupero. Se il Venezia riuscirà questa volta a mantenere il vantaggio all'82esimo. All'82esimo e portarsi 3 punti a casa. Però
Palla girata ancora per Mbappa. Il Venezia cerca ancora di tenere alta la situazione Orsolini. Questa volta però la ritiene indietro. Il Venezia non rischia, gioca con calma, gioca col tempo, gioca con la testa. Palla per Riquelme che se ne va in fondo. Limite dell'area corto, entra in area Ricky Riquelme. Mbappa! 4-2 del Venezia. Con calma, la più alzata di destro. Tripletta di Mbappé. E palla che si accomoda piano piano in porta, portiere spiazzato, 4-2 del Venezia sulla Roma. E Mbappé trova la tripletta personale, il 13° gol in Serie A quest'anno. Bella così, tanta roba, tanta roba. Bravissimo il Mapa, bella prestazione del Mapa. All'87esimo, Venezia 4, Roma 2. Vedendo il risultato si potrebbe pensare a una partita squilibrata. Invece attenzione Isak! Isak al limite dell'area! Isak! Riscalda le mani del portiere. E sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo, attenzione. Facciamo una sostituzione. Ce l'ho Shrek? Ce l'ho Shrek, sì. Facciamo standing ovation per El Mapa. Standing ovation per El Mapa. Entra dell'orco e poi facciamo entrare nessuno perché sono tutti stanchi. Va bene. Standing ovation per El Mapa che dopo la tripletta personale ringrazia il pubblico e lascia il posto al Shaq dell'Orco. Lo incoraggia, lo incoraggia. Attenzione, calcio d'angolo, lo abbatte, l'abbatte Orsolini. Orsolini la gira proprio per Shaq dell'Orco che oggi gioca da prima punta. Palla girata indietro per Neymar. Neymar che vede, cerca di far arrivare la palla a Riquelme. La palla non arriva. 2 minuti di recupero. Il primo già se n'è andato, attenzione, palla per Lollo Caffè, Lollo Caffè per Isak. Isak che vede Shaq che si libera, Shaq cerca il limite dell'area per cercare un tentativo, ma è finita, signori miei. Venezia 4, Roma 2. Mbappé si va a prendere il pallone per la tripletta personale. Ci sta, saluta il pubblico romano e i suoi tifosi del Venezia e se lo porta a casa, signori miei, tripletta per El Mapa. Bella così, andiamo a fare le interviste, raga. Ringraziamo il mister per averci concesso questa Sì. intervista. Ok, prima domanda ovviamente su Mbappé, perfetto, Mbappé deve essere di esempio. Seconda partita sarà sulla striscia, penso riuscire a questa striscia, abbiamo i giocatori giusti. Terza domanda sarà la Roma, risultato pesante, infatti. È merito dei ragazzi, ma che stava a dire a Roma? Ci ha Non è recuperato il tutto, 2-2, grazie ci ha ancora per la fatto sudare stagione fino difficile. all'ultimo momento. Meno male che poi l'abbiamo chiusa col 4-2, sennò sarebbe stata secondo me molto combattuta fino all'ultimo momento. Detto questo, Castagne se la merita, zio, ne hai giocate due di seguito l'altra volta, attenzione, la prossima è la semifinale con la Lazio, tanta roba. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto che state dando e che date a questa serie, e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!